Buongiorno ragazzi, io ringrazio infinitamente di questa occasione che mi riporta a fare quello che è il mio lavoro, la mia vera vocazione, quello che io amo fare, che io sono una professoressa e quindi qui torno a fare quello che è nelle mie corde, stare con voi, stare con le generazioni che stanno salendo e alle quali vogliamo provare a consegnare una società, una realtà, forse con un piccolo contributo, insomma, fare un impegno di governo e fare questo, cercare di dare un piccolo contributo perché quello che vi consegniamo sia un po' meglio di quello che possiamo aver trovato noi. Oggi parliamo di giustizia. Vorrei fare due domande. Cosa pensate quando viene nominata la parola giustizia? Cos'è la giustizia? Cosa vi viene in mente? Quali immagini? Quali idee? Quali concetti? Quali situazioni? Pensate un attimo. No, non ho sentito. Ha provato a dare una risposta? Correttezza. Altri? Proviamo a fare un'altra domanda. Vi è mai capitato di sentire sgorgare dentro di voi in modo incontenibile l'espressione non è giusto? È più facile, eh? È più facile, è molto più facile. Allora, questo è quello che capita a tutti coloro che si accostano al mondo della giustizia, non soltanto, diciamo così, a noi semplici persone che non hanno ancora studiato, non hanno studiato o non vogliono studiare giurisprudenza, ma anche grandi filosofi. Ci sono librerie intere, biblioteche intere, piene di libri che si interrogano su che cos'è l'idea della giustizia. E anche premi Nobel come Amartya Sen o grandi nomi anche della cultura italiana, Gustavo Zagrebelsky, il Cardinal Martini, grandi studiosi americani, John Rawls, eccetera, tutti arrivano alla stessa conclusione. Non sappiamo dire cos'è la giustizia, ma sappiamo molto bene cos'è l'esperienza dell'ingiustizia. Allora, riflettiamo su questa dinamica. Non sappiamo dire cos'è la giustizia, non sappiamo dare una definizione, oppure un po' ci proviamo, ma capiamo che correttezza è giusto, è una parte, ma forse non è tutto. Si fatica a dare un'idea condivisa di giustizia, ma tutti voi, almeno qui in sala, ma penso anche fuori dalla sala, quando ci chiediamo: ci è mai capitato un'esperienza di ingiustizia? Lo sappiamo molto bene. Io prima di ogni altra cosa sono mamma di tre figli e mi ricordo tutti i miei figli, piccolini, appena incominciano a parlare, dopo mamma e papà, latte e pane, la prima cosa che sanno dire è non è giusto. Di fronte a qualunque cosa, a un bambino al parco che ti porta via il tuo gioco, oppure hai dato più pasta asciutta a uno che all'altro nel piatto. Cioè, subito il senso dell'ingiustizia è fortissimo dentro il cuore di ogni uomo e di ogni donna. Queste sono cose semplici, poi crescendo possono essere esperienze più drammatiche nei rapporti fra di voi. Mi auguro di no, però capitano prevaricazioni, bullismo, offese inutili,
rapporti che non funzionano, in cui il più grande amico poi diventa un po' un traditore nei rapporti, o addirittura nelle esperienze sociali. A volte capita di frequentare ambienti dove uno non può essere tranquillamente se stesso, la forme di criminalità organizzata, di pressioni, di minacce. Dalle cose più piccole, più familiari, anche un insegnante che ti dà il voto sbagliato, alle cose più gravi, minacce, violenze, prepotenze, ogni uomo e ogni donna sa molto bene che cos'è una esperienza di ingiustizia. Allora, la prima idea che vi vorrei dare, ed è anche il motivo per cui io ho scelto giurisprudenza tanti anni fa, è che mentre l'idea di giustizia magari è tanto lontana, un po' astratta, facciamo fatica a capirla, magari ci viene in mente un tribunale, una toga, qualcosa così, ma non l'afferriamo, e nessuno l'afferra, neanche i grandi filosofi del diritto, ogni uomo sa bene cos'è l'esperienza della ingiustizia. Cioè dobbiamo stare sul piano del vissuto prima che sul piano delle idee, dei concetti. Esperienza, ognuno ha un fatto a cui può pensare, e al piano del vissuto con una mancanza. Non sappiamo bene ciò che è giusto, ma sappiamo ciò che ci manca, che ci fa dire è ingiusto. Questa è una dinamica, questa molla, questo bisogno di giustizia, esigenza di giustizia, che nasce dalla esperienza dell'ingiustizia che a tutti capita, è l'origine anche della storia della giustizia nella civiltà umana. Io non voglio parlare a lungo, però vi voglio dire ancora qualche cosa prima di rispondere alle vostre domande. Uno degli aiuti più grandi, secondo me, per accostarsi a tante cose della vita umana sono i grandi testi classici. E ce n'è uno che a me è molto caro, che chi tra di voi studia al liceo classico sicuramente avrà incontrato o incontrerà, ma anche gli altri, perché sono storie che aiutano molto l'immaginazione. È il testo dell'Eumenidi, che è l'ultima parte dell'Orestea di Eschilo, Tragedie greche. Cos'è questa storia dell'Orestea? È la storia di una famiglia. Il padre è il grande Agamennone che conduce la guerra contro Troia e torna vincitore, ma il quale, prima di partire per la guerra, aveva ucciso la figlia Ifigenia per avere i venti propizi per partire per la guerra. Pensate che tremenda crudeltà. Per propiziarsi gli dèi. La moglie Clitemnestra lo aspetta per 10 anni, ma questa cosa del sacrificio della figlia gli brucia dentro in un modo inestinguibile. Sono passati 10 anni, ma è come se fosse ieri. E quando il grande condottiero torna vincitore, eroe, lei mette in scena una grande accoglienza con il tappeto di porpora, gli prepara tutta un'accoglienza in casa, il bagno per festeggiarlo, per ristorarlo dalle grandi fatiche, eccetera, e lo uccide perché questo risentimento di avergli portato via la figlia per la sua grande avventura di eroe della Grecia, di eroe pubblico, non l'aveva mai digerita. A quel punto gli altri figli, e in particolare Oreste, non perdonano alla madre di aver ucciso il grande padre, non solo perché è eroico, ma perché è il loro padre, e di averlo ucciso in quel modo a tradimento. E allora Oreste uccide la madre,
torna dall'esilio e torna per uccidere la madre. Insomma, questa è una storia in cui si vede molto bene che cosa provoca l'esperienza dell'ingiustizia. Provoca una reazione incontenibile. È una delle esperienze che più scatena un istinto di dover agire, di dover far qualcosa, di vendicarsi, di aggiustare quello che è stato rotto. E siccome tante volte non si può aggiustare quello che è stato rotto con l'ingiustizia, cosa si fa? Si produce altro male, altra ingiustizia. Non puoi star fermo se hai subito un torto. Non puoi subirlo così passivamente, qualcosa ti urge dentro. Provate a pensare. Ma tante volte, non sapendo cosa fare, l'unica reazione che abbiamo è di ripetere quel male che abbiamo subito. Occhio per occhio, dente per dente. E così, invece di avvicinarci un pochino all'esperienza della giustizia, produciamo ingiustizia al quadrato, al cubo. E infatti la storia di questa splendida tragedia greca è che si vede che la città viene distrutta. Attenzione! Le vicende di ingiustizia non sono mai solo private, hanno sempre un effetto pubblico, perché creano un clima. Quando c'è una relazione conflittuale fra qualcuno nelle vostre classi, è tutta la classe che ne soffre. C'è una dimensione pubblica in ogni vicenda, anche personale, anche singola, di ingiustizia, in un condominio, in una famiglia, in una classe, in un gruppo sportivo. Abbiamo bisogno di giustizia, ma molto spesso la nostra reazione non fa che accentuare quell'esperienza di ingiustizia che non vorremmo mai subire. Allora cosa succede nelle Eumenidi, in questa splendida tragedia che non finisce in tragedia? Una delle poche. Quando Oreste ha ucciso la madre, va a rifugiarsi nel tempio di Apollo, che gli aveva detto che doveva vendicare suo padre, se no avrebbe avuto per sempre rimorso, eccetera. E lì intorno a lui ci sono queste erinni, cioè queste dee della vendetta, proprio quelle che sentiamo dentro di noi, assetate di sangue, si vedono lì queste dee. Che non si capisce se sono uomini o donne, non parlano, sono bruttissime, descritte in un modo maleodoranti, inguardabili, che lo pungolano ancora a questo punto ad avere lui la punizione che ha prodotto contro suo padre. Ma lì tutto si ferma e interviene la dea Atena, che è una dea che è nata direttamente dalla testa di Zeus, e dice: ma qui che cosa succede? Cosa sta succedendo? E Oreste gli racconta la sua storia, racconta, dice: io è vero, ho ucciso mia madre, ma l'ho fatto perché non potevo lasciare mio padre non vendicato, perché era stato ucciso a tradimento dopo aver salvato la città nella grande impresa della guerra contro Troia. Allora lì Atena si ferma e dice: calma, calma, qui è una questione molto complessa. Non è un omicidio qualunque, bisogna un attimo capire bene perché, per come lui ha fatto queste cose. E allora blocca tutti, soprattutto tiene a bada le erinni, che sono quel risentimento che tutti abbiamo dentro di noi quando subiamo qualcosa che non va bene o ci sentiamo vittime di un'ingiustizia. Le blocca e dice: qui ci vuole un tribunale.
e crea il primo tribunale della storia. Convoca 12 uomini di Atene, i migliori, va a sceglierli, e li presiede lei. E incomincia a dire: fermi tutti e ascoltiamoci. Oreste, tu cosa hai da dire? Lui è l'imputato e lui confessa, dice: sì, è vero, io ho fatto quel che ho fatto, ma prima c'era questo omicidio fatto da mia madre contro mio padre, prima ancora c'era il mio padre che aveva ucciso mia sorella. Racconta tutta la storia. Poi dà la parola alle Rinni e dice a loro: e voi cosa volete fare? E loro lo vogliono colpire. Poi fa intervenire Apollo, che era un testimone. Insomma, anziché lasciare tutto in balia dei sentimenti e degli istinti, si ferma e usa la parola. E il dialogos, la ragione e il dialogo. Cos'è un tribunale? Cos'è la giustizia di noi poveri uomini che non sappiamo cos'è la giustizia ma vogliamo rimediare all'ingiustizia? Sono istituzioni, sono luoghi dove di fronte ai conflitti, anziché darsene di santa ragione con le parole o con le armi, con le mani o con gli atteggiamenti, ci si guarda in faccia, ci si parla, si cerca di capirsi grazie all'aiuto di qualcuno che è in una posizione imparziale, terzo. Il giudice cos'è? È un terzo rispetto a due che stanno litigando e cerca di capire le ragioni di uno, le ragioni dell'altro e li fa parlare. Guardate che il rischio che di fronte a qualcosa che non va, a un'ingiustizia reale o percepita, perché a volte a noi sembra di essere vittime di ingiustizia ma in realtà non è così, ma fa lo stesso, brucia dentro. Troppo frequente è la reazione della violenza e del conflitto. Guardate che cosa è successo in questi giorni a Roma. L'avrete letti sui giornali o sentito qualche telegiornale. Qualunque siano i motivi, che cosa aggiunge al nostro vivere comune andare a distruggere materialmente la sede di un sindacato piuttosto che aggredire delle persone? Quale appagamento c'è del nostro bisogno di giustizia quando commettiamo delle violenze fisiche o morali? Attenzione, perché magari tanti di noi non alzerebbero mai un dito per picchiare un altro, ma quanta cattiveria ci possiamo scrivere o dire verbalmente, ma più facilmente scrivere sui social, sui WhatsApp? Quanto dolore seminiamo semplicemente perché abbiamo dentro qualcosa che non è a posto. Nel piccolo e nel grande la dinamica è la stessa. I conflitti, se non si trova il modo di ricomporli davanti a un terzo, di parlarsi, di dire qual è la ragione dell'uno e dell'altro e cercare di arrivare a una soluzione condivisa, generano altri conflitti. Allora un tribunale, un giudice, una corte d'appello, che cos'è? Risponde a questa idea molto semplice. I conflitti non li possiamo evitare, li troverete sempre nella vita. Magari anche le suore litigano ogni tanto fra di loro, chi lo sa. Ma quello che possiamo fare è imparare dalla storia della nostra civiltà ed è, primo, parlarne. Un principio costituzionale della giustizia, uno dei più fondamentali, è il contraddittorio. Cosa vuol dire? Che in un processo sempre bisogna che si possano parlare le parti contrapposte, dare la possibilità di contraddirsi l'un l'altro.
tu hai detto che ho fatto così, ma in realtà io ho fatto in quest'altro modo. Parlarsi, dialogare, anche contraddicendosi, ma elaborando il pensiero, dicendosi le ragioni, perché dicendosi tante volte uno si chiarisce anche le idee, capisce di più che magari anche l'altro aveva i suoi motivi, ridimensiona la propria agitazione. E un giudice imparziale, i giudici soggetti solo alla legge, cioè qualcuno che è terzo rispetto a voi. A volte si fa fatica a capirsi parlandosi tra litiganti, anche se è la cosa più bella potersi parlare e chiarire a tu per tu. A volte serve un terzo, un amico oppure una persona un pochino più distante che aiuti a farci ragionare e a ricomporre quel conflitto che altrimenti ci lacerava. Cos'è l'idea della giustizia? Alla fine, in tutte le norme, le strutture, le riforme, tutto quello che facciamo, alla fine è per arrivare a ricomporre i conflitti. Abbiamo bisogno, in ogni epoca, in ogni età, in ogni circostanza, ad ogni livello, nei grandi drammi e nei piccoli drammi della vita, a imparare, questo è l'ultimo concetto che vi lascio e poi rispondo alle vostre domande, a far sì che i conflitti che sono inevitabili non diventino dissidi insanabili, cioè guerre, lotte distruttive per noi stessi, prima ancora che per l'altro e per tutto l'ambiente che ci circonda. Se c'è una idea della giustizia che anche con l'azione di governo stiamo cercando di fare, è proprio questa. Adesso non entro nei dettagli perché qui non siamo tra avvocati, giuristi, eccetera, ma c'è un filo conduttore in quello che stiamo facendo, dalle risoluzioni alternative delle controversie, la giustizia riparativa, le composizioni negoziate, le mediazioni, le negoziazioni, eccetera. Tanti interventi diversi che hanno questo filo conduttore. Una giustizia che sappia ricucire i rapporti, il tessuto sociale, perché alla fine l'esperienza dell'ingiustizia è un'esperienza di lacerazione. Vi sentite proprio strappati dentro quando qualcosa va male, quando urla dentro di voi il non è giusto. Quel non è giusto non ha bisogno di generare un altro non è giusto nell'altro, ma ha bisogno di imparare a ricomporsi, di trovare il modo di pacificare quello che è stato slabbrato da una ferita così. Io risponderei ai ragazzi, se no parlo troppo, e invece dobbiamo ascoltare loro e sentire cosa interessa loro. Grazie. Grazie Ministra, e grazie Ministra Marta Cartabia per quello che ci hai detto. Qui alla Steria faccio una piccola parentesi, questo della giustizia riparativa è uno degli argomenti che ci sta molto a cuore, proprio perché, come ho detto all'inizio, il dialogo, il confronto, il cercare la verità profonda che va oltre magari quel senso di ingiustizia personale legato a una visione che è angolata, proprio dentro il dialogo, il confronto, il dibattito, il contraddittorio, è quel luogo dove si esce fuori dalla visione particolare per oggettivarla e per trovare forse quello che va verso l'altro e verso il vero bene. Per cui io grazie per questa bellissima riflessione e a voi ragazzi la parola. Invito soprattutto voi studenti a esporvi con il vostro pensiero, con le vostre domande. Come ho detto prima, alterneremo delle domande che ci dirà appunto Denise, per cui da voi che siete in remoto, in streaming in diretta, e voi che siete in sala, avvicinandovi a quel microfono che è lì già posizionato. Grazie.
E partirei io con le domande da remoto per dare il tempo ai ragazzi di scendere. Ministra, se per lei va bene, gliene leggo tre insieme. Bene. La prima domanda arriva dal liceo Cuoco Campanella di Napoli, una classe quinta. La domanda è: nel corso degli anni di vita repubblicana, enormi passi sono stati fatti per rimuovere gli ostacoli alla piena uguaglianza dei cittadini, come prescritto dall'articolo 3 della Costituzione. Secondo lei, i nostri padri costituenti sarebbero soddisfatti dei progressi fatti in questa direzione e dell'Italia attuale? Un'altra domanda arriva dall'ISIS Vittorio Veneto di Napoli. La domanda è la seguente: libertà e giustizia sono da ritenersi contrapposte o complementari? Un'altra domanda arriva invece dall'Istituto Professionale Artusi di Casale Monferrato, Piemonte. Cosa significa per una donna diventare ministro della giustizia nel 2021? Sente o ha sentito il peso della disuguaglianza di genere nell'ambito del suo percorso? In concreto, per lei, quali sono gli strumenti per contrastare questa forma di ingiustizia ancora radicata nella nostra società? Grazie. Allora, eguaglianza, i nostri padri costituenti sarebbero soddisfatti? Sì, ma non si sarebbero mai fermati. Se noi guardiamo alla storia della nostra società, alla storia del nostro paese, accidenti, quanta strada è stata fatta. Se voi pensate anche soltanto a livello scolastico, no? Per quanti era praticamente impossibile poter studiare, potersi laureare, perché in una certa epoca c'erano delle esigenze materiali, una diseguaglianza proprio sociale, di ricchezze, di benessere, per cui ancora, io non sono proprio, diciamo così, vecchia bacucca, ma mi ricordo che alcuni miei compagni delle medie dicevano: io non posso fare il liceo perché devo andare a lavorare, perché la mia famiglia non se lo può permettere. Dal punto di vista del benessere, della prosperità sociale, di passi ne sono stati fatti tantissimi. Non so, il servizio sanitario che abbiamo in Italia, guardate che cosa, come ci ha assistito di fronte a uno tsunami come è stato quello della pandemia, i trasporti. Sotto ogni profilo, se noi guardiamo com'era l'Italia del dopoguerra, quando i nostri padri costituenti scrivevano quelle parole, come adesso, indubbiamente sarebbero soddisfatti. Ma la domanda stessa tradisce già un senso di non pieno compimento di quell'obiettivo, tradisce già un giudizio che non è infondato, e cioè che le diseguaglianze permangono, anzi magari ricompaiono in forme diverse. Magari oggi tutti hanno l'automobile, il frigorifero, la lavatrice, che era un sogno per le donne quando avevano i bambini piccoli, che dovevano lavarsi tutti i pannolini a mano, stavano sulle notti, no? Le lavatrici. Ma quali altre diseguaglianze ci possono essere? E allora uno dice: ma insomma, questa Costituzione dice cose vere o dice cose false? Quando dice tutti sono uguali davanti alla legge, ci sta imbrogliando oppure ce la faremo a rendere veri questi valori, questi principi? E io dico che questi grandi principi sono sempre mete da raggiungere.
Il che non vuol dire che siano falsi, sono lì proprio per invitarci a un cammino che continua. Non so se qualcuno di voi ama andare in montagna, ma ogni tanto quando si va in montagna, soprattutto se la meta è un po' in alto, uno vede magari una montagnetta davanti, l'anticima, e dice ecco, arrivo fino lì, è lì il mio obiettivo, no? La mia uguaglianza, la mia libertà, il diritto alla salute, il mio diritto a questo e quell'altro. Poi arrivi lì e dici, oh no, è ancora un po' più in là. È così, perché questi principi costituzionali sono così veri come le cose più vere della vita, come la libertà, l'amore, l'amicizia, che costituiscono un invito a non fermarti mai. Allora, se mi guardo indietro dall'anticima, dico, oh guarda quanta strada ho fatto, quanto dislivello, il paese da cui sono partito è laggiù. Perciò la strada è stata fatta, ma quanta ancora me ne manca? E sarà sempre così, perché sono principi che vanno continuamente riconquistati. Ogni generazione li deve riconquistare, ogni persona li deve riconquistare, ogni giorno li dobbiamo riconquistare. Perché sono per loro natura veri, verissimi, rispondono a ciò che ogni uomo desidera, ogni società desidera, ma incolmabili. Perciò sì, i nostri padri costituenti sarebbero molto soddisfatti, ma ci direbbero anche non fermatevi, andate avanti, andate a scovare dove oggi si annidano le nuove diseguaglianze e lavorate per questo. Non finirete mai, sarà un cantiere sempre aperto, ma che soddisfazione dare il nostro contributo. Libertà e giustizia sono in contrapposizione o sono, diciamo così, amici? Si sostengono l'un l'altro? Tutti i principi costituzionali o vanno a braccetto avanti o altrimenti diventano dei mostri. Questo è un grande principio che ho imparato nei miei anni alla Corte Costituzionale, che prima di fare il ministro ho avuto questo incarico. La Corte Costituzionale è una bellissima istituzione di cui magari una volta parliamo, in cui la Corte dice sempre questo grande principio. I principi della Costituzione, che sono tanti, no? Hai il diritto, per esempio, in questo momento noi sentiamo tanto, forse libertà e giustizia, quello che voi sentite o avete sentito in questo tempo di pandemia, è una specie di conflitto tra libertà e salute, no? Perché per tutelare la salute devi sacrificare un po' la libertà, e come la mettiamo qui? Cos'è che viene prima, viene dopo? È più importante uno, è più importante l'altro? La Corte Costituzionale ha un principio, un criterio che secondo me è veramente di grandissima importanza per il diritto ma anche per la nostra vita, è che questi valori devono sempre stare insieme, anche a costo di sacrificarsi un pochino l'un l'altro. Il principio viene detto bilanciamento dei valori. Cioè mai sacrificare totalmente una cosa per affermare l'altra, ma comprimere quel tanto necessario perché possano camminare insieme. Così come per stare insieme nella vostra vita sociale, tra le vostre amicizie, nella vostra vita scolastica, ognuno rinuncia a un pochino della sua libertà per far spazio alla libertà dell'altro. Se voi volete bene a una persona, a un amico, un fidanzato, quello che sia, e dovete decidere se andare a mangiare il sushi o la pizza, a volte capita che uno ha più voglia di una cosa o dell'altra, allora è un venirsi incontro per far spazio
ai desideri dell'uno e dell'altro. Un giorno mangeremo una cosa, un giorno ne mangeremo un'altra, oppure andiamo a mangiare la pizza, però poi dopo andiamo a fare il karaoke, non lo so, qualcosa che tenga conto delle esigenze dell'uno e dell'altro. Ecco, i principi sono così, hanno bisogno di accompagnarsi. Non ci può essere giustizia senza libertà, perché sarebbe un atto di forza, ma non ci può essere libertà senza giustizia, perché sarebbe anarchia. Allora dobbiamo sempre pensare a queste esigenze che ci sembrano astrattamente in contrasto, invece come nella esperienza umana debbono essere tenute insieme. Mai out, ma et. È una forma mentale da imparare. Noi distinguiamo per capire, ma teniamoli poi insieme, perché nell'esperienza reale altrimenti si creano forme, dice la Corte Costituzionale, di tirannia. La terza domanda. Le donne al ministero non sono la prima, c'erano la Cancellieri, la Severino prima di me, però è vero che diciamo sono stata la prima donna alla Corte, prima presidente alla Corte Costituzionale, sono stata a lungo da sola lì. È una storia anche questa, cioè una storia lunga, è una storia in cui, se voi mi dite, come la domanda precedente, abbiamo fatto progressi, vi dico altro che se ne abbiamo fatti di progressi. Pensate che fino al 1963, che a voi sembra una data antica, però sono solo 60 anni fa, le donne non potevano svolgere funzioni giudicanti. C'era proprio una legge che le vietava, e c'era già la Costituzione in vigore da 15 anni che diceva tutti sono uguali davanti alla legge, ma ancora c'era questa legge che impediva alle donne di svolgere la funzione giurisdizionale. Nessuna donna poteva fare il giudice, perché se voi leggete i discorsi di allora sono veramente molto divertenti, perché dicevano le donne, questa funzione del giudicare è una funzione razionale, le donne in certi momenti delle loro giornate non sono proprio così affidabili, sbalzi di umore, cioè cose che non si possono neanche sentire. Allora, se voi pensate che nel 63 zero donne a fare i giudici, adesso molto più del 50% nella magistratura sono donne, oppure nell'esercito, nella polizia, eccetera. In tante funzioni c'erano proprio degli impedimenti, perché c'era un po' degli stereotipi di genere, cioè si dice questo non è un lavoro da donna, invece i lavori da donna sono fare l'insegnante, l'infermiera, eccetera, eccetera. Per cui è una storia lunga, una storia in cui tante cose stanno cambiando. Secondo me i cambiamenti più forti sono quelli graduali, per cui a me non stupisce che ci voglia un po' di tempo ad abbattere certi pregiudizi, e un po' di cultura, diciamo così, un pochino di diffidenza nei confronti delle donne un po' c'è. Devo dire, io di discriminazioni vere non sento di averne avute, anzi ho avuto dei maestri che mi hanno sempre molto incoraggiata ad andare avanti, sono i miei primi fan, cioè il club fan che mi sostiene, mio marito, i miei maestri che mi hanno sempre veramente, hanno creduto in me più di quello che io credessi in me stessa. Però diciamo qualche volta degli atteggiamenti che non si sarebbero permessi nei confronti di un uomo, sì, questo è successo. Mi ricordo in particolare una cosa che mi aveva molto colpita alla Corte Costituzionale, Corte Costituzionale fatta di 15 persone, no? E io ero l'unica donna per i primi 3 anni. A un certo punto
viene eletto il nuovo presidente e mi dice una cosa che non succede mai, dice: beh, adesso nelle nostre riunioni, Marta, per favore tu mi tieni un appunto di un verbale delle cose che facciamo. E dico: ma e come mai? Perché l'idea era che se c'è una donna, naturalmente è la segretaria del gruppo, no? Prima non c'era mai stato un segretario e ciascuno si tiene i suoi appunti. Poi siamo tutti uguali, cioè 15 giudici, uno vale uno dentro la Corte Costituzionale, abbiamo tutti la stessa dignità. E io ho proprio pensato: ma com'è che gli viene una idea così? È proprio perché io sono donna, non ero la più giovane, anche se c'era una certa differenza di età. Cioè, ci sono gesti di questo genere, oppure ci sono delle critiche un po' più cattivelle che vogliono proprio un po' off. Io non ho mai reagito, l'ho fatto quel lavoro lì, non ho obiettato, nel senso che tra l'altro era un modo anche per tenere nota secondo quello che accadeva veramente in camera di consiglio di certe cose, quindi era anche un'occasione per certi aspetti di... non ho mai reagito protestando, non è mai stato il mio stile, non mi sono neanche mai fermata, fatta intimidire di fronte a queste cose, sono sempre andata avanti, diciamo così, convinta di quello che potevo dare e senza strillare, ma con molta determinazione. Ecco, io dico che un po' le ragazze che sono qui devono tenere conto che un po' di forza personale, un po' di sostegno, anche da cercare degli alleati uomini che ti possono anche dare una mano quando c'è un po' di atteggiamento di sufficienza, può essere d'aiuto, ma soprattutto molta certezza pacata, senza farsi fermare, ma senza neanche agitarsi troppo quando qualcuno ancora un pochino prova a metterti da parte. Abbiamo qui in sala due ragazze, per cui invito a dire il nome, il cognome, la scuola di appartenenza, e a te la parola. Buongiorno, io sono Francesca Ghilardi della classe quinta R dell'Istituto Leonardo da Vinci di Cologno Monzese, questa è la mia compagna di classe e oggi siamo qui per proporle delle domande a cui abbiamo pensato in classe. In virtù dell'articolo 27 della Costituzione, la pena dovrebbe avere come obiettivo primario la rieducazione del reo. Stando a quanto riportato dai dati del Sole 24 Ore, però, nel 68% circa dei casi, detenuti, una volta rimessi in libertà, tornano a delinquere. Lei pensa che con la nuova riforma questo aspetto cambierà? Buongiorno. Io mi chiamo Chiara Beatrice e la seconda domanda che vorremmo porle è la seguente. Secondo l'articolo 111 della Costituzione, riguardante il giusto processo, la legge ne assicura la ragionevole durata. È risaputo però che nel nostro Paese per ottenere una sentenza occorre molto tempo. Con la nuova riforma della giustizia si riusciranno a ridurre i tempi per garantire un giusto processo? È possibile che i tre gradi di giudizio possano essere ridotti per garantire una maggiore celerità della giustizia? C'è qualche altra domanda? Rispondiamo. Sì, per par condicio ho la terza domanda in sala, che c'è un ragazzo. Allora, Istituto Sacro Cuore di Milano. Di fronte a un delitto di sangue mi viene in mente l'assassinio di Luigi Calabresi, ma ce ne sono tanti altri che accadono in tutto il mondo ogni giorno. Cosa vuol dire fare giustizia? Può un semplice processo, che semplice non è, fare giustizia? Perché Luigi Calabresi non tornerà a casa dalla moglie Gemma e dai figli. Allora, articolo 27, la funzione rieducativa e la recidiva.
Questa è la sfida più grande del nostro diritto punitivo. E anche, tenete presente anche il valore della nostra Costituzione, perché non sono tante le Costituzioni al mondo che in modo così chiaro dicono non una delle funzioni della pena è la rieducazione, ma la funzione della pena è la rieducazione. Perché? Perché solo se la pena mira a rigenerare, come che scrivete voi nel vostro testo, ricostruire il futuro, generare il futuro. Solo se la pena ha questo scopo, soddisfa due obiettivi contemporaneamente. Uno, garantire più sicurezza nelle nostre società. Due, dare una seconda possibilità al condannato. Queste due cose non sono in contrasto, ragazzi. Perché se la pena fallisce e c'è il 68% della recidiva, non soltanto abbiamo fallito nei confronti delle persone detenute che hanno passato un po' di anni lì, spesse volte a far poco, far niente, a far passare il tempo, per poi tornare alla vita di prima. Quindi le abbiamo abbandonate a se stesse, fondamentalmente. Ma non abbiamo neanche soddisfatto quel bisogno che è fondamentale della sicurezza, perché garantire la sicurezza significa proteggere i più deboli. Quindi non sono dei valori in contrasto, perché chi svolge una funzione di pubblica sicurezza, che cosa fa? Impedisce che i più forti, i più prepotenti, prevarichino le persone più vulnerabili. Quindi non è un valore di poco conto quello della sicurezza. Ma il problema è che tante volte nella nostra testa o nei racconti del dibattito pubblico si contrappongono. C'è chi è più attento alle ragioni della sicurezza e chi è più attento alle ragioni della rieducazione. Come se fossero due obiettivi che si negano l'un l'altro. Stanno insieme. Perché? Perché quando il tempo della pena è un tempo che diventa davvero un'occasione di una seconda possibilità di vita, allora anche la recidiva diminuisce, anche la sicurezza ne è, e il lavoro anche di chi deve garantire la pubblica sicurezza è facilitato. Questo lo dico sempre. Per me, nella mia testa, non c'è un contrasto tra il garantire la sicurezza e dare un significato al tempo della pena. E questo me lo confermano anche tutte quelle splendide persone della polizia penitenziaria con cui lavoro, con cui mi confronto, eccetera. E cioè che quando una persona sta facendo il suo cammino, quando ha le giornate piene, quando ha un interesse, quando sta studiando, quando può lavorare, quando può vedere i suoi familiari, beh, anche il loro lavoro è più semplice. Perché me lo insegnate anche voi, ragazzi, che in mezzo alla noia e al vuoto, difficile che cresca qualche cosa di utile a tutti quanti. Tutto l'ambiente ne risente. Allora, la riforma può realizzare questo principio? È troppo ambizioso, perché io sono sempre molto realistica. Siamo esseri umani, non abbiamo bacchette magiche, non abbiamo capacità di
risolvere i problemi del mondo e neanche quelli del carcere, che sono tanti, ma ci muoviamo in quella direzione. Perché? Perché, per esempio, si sta cercando di evitare, attraverso una serie di strumenti che si chiamano sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, piuttosto che assoluzione o archiviazione per tenuità del fatto, sviluppo di la messa alla prova, sono cose un po' tecniche, sono tutti strumenti che però che cosa mirano a fare? Cercare di capire perché uno ha commesso un certo reato. Magari a volte sono fatti che non denotano, diciamo così, possono anche essere, diciamo, degli incidenti di percorso. Allora, prima e in alternativa a mandare in carcere una persona che magari incidentalmente nella sua vita è incappato in un errore, spaccio di droga piuttosto che un incidente stradale, piuttosto che un errore nella gestione dei propri beni o chissà, qualcosa che ha una sanzione penale ma che non denota la volontà di veramente nuocere alla società, dare una possibilità di verificare. Perché? Primo, perché quella persona, se evita di entrare in carcere ma viene magari messa alla prova con delle sanzioni diverse, perché la punizione c'è, ma bisogna essere anche un po' attenti a usare le varie sanzioni in modo diverso. La Costituzione non dice, non parla del carcere come funzione rieducativa, ma dice la pena. Siamo noi che abbiamo in mente che pena uguale carcere. La pena può essere altra cosa, la punizione può essere che ti confisco i beni con cui tu stai commettendo certi reati economici o finanziari, oppure che ti chiedo di andare a fare dei lavori di pubblica utilità, di mettere a posto il boschetto di Rogoredo, piuttosto che sistemare il verde pubblico e fare qualcosa di utile. Ci sono tante cose diverse che possono andare sotto il nome pena. Pena non è uguale carcere. Allora, evitare che chi ha commesso un errore entri in carcere ma sconti la sua pena in un altro modo può essere molto utile, perché il carcere purtroppo non sempre riesce ad avere questa funzione rieducativa e può lasciarti lì un po' nella noia, abbandonato a se stesso, magari a contatto anche con un mondo che è più radicale di te nel crimine, che ti porta verso il baratro anziché darti una possibilità di recuperare. E secondo, perché non possiamo riempire per ogni piccolo fatto queste carceri di gente che sono già sovraffollate. Il sovraffollamento è un problema enorme, perché non permette di svolgere poi quelle attività o di vivere il tempo della detenzione secondo lo scopo costituzionale, che è uno, la funzione rieducativa. La condanna ci vuole. Io dico sempre, per me il manifesto di come immagino la giustizia penale è una frase di Paul Ricoeur, che è un filosofo francese, e dice: ci vuole una parola di giustizia, cioè bisogna condannare ciò che c'è da condannare, se hai sbagliato è sbagliato, e bisogna che qualcuno pubblicamente lo dica, punto. Dopo la parola di giustizia lui dice: un'altra storia inizia qui. Prima la parola di giustizia e poi inizia un'altra storia. Deve poterci essere una seconda possibilità. Chi non ha fatto errori di noi, ragazzi? Chi non ha fatto delle sciocchezze più o meno grandi? Possiamo noi essere inchiodati agli errori che abbiamo fatto? O non è un desiderio di ciascuno di voi, di fronte
a un tradimento, a un male fatto a un amico, a qualcosa di sbagliato fatto con i propri studi, eccetera, poter dire dammi un'altra possibilità. Magari i nostri errori non sono diventati così gravi da avere la sanzione penale, ma chi non ha un errore con cui dire io non sono quella cosa lì, voglio diventare qualcos'altro, voglio imparare a studiare bene, a lavorare, a essere più serio, a voler bene ai miei amici, a voler bene al mio fidanzato, a non essere velenoso nelle mie parole. Questo è il senso della pena. Poter dire ho sbagliato, guardo oltre. E qui mi ricollego anche all'altra domanda, poi la seconda la prendo dopo, quando diceva Mario Calabresi, fatto di sangue, come si fa a fare giustizia di fronte a dei fatti gravi? Cosa può fare la giustizia? Chi ti restituisce la persona che hai perso di fronte a un omicidio? Ma chi ti restituisce, per esempio, quelle cose tremende, no? Io ho incontrato tante persone sfregiate dall'acido. Avete in mente questi fatti che sono stati così diffusi in un certo momento? Delle forme di vendetta, in cui tu mi hai fatto questa cosa, spesso legato a amori malati. Pensate che cosa tremenda, no? L'amore cos'è? La cosa più bella che puoi avere, poi che degenera in una forma di vendetta, di possesso. E quindi ragazzi della vostra età deturpati nel viso per sempre, chi te lo restituisce? Oppure forme di violenza sulle donne, chi ti ridà la serenità? È un problema enorme questo, enorme. Non solo quando si arriva alla violenza carnale, ma anche o alla violenza fisica, ma quelle forme di oppressione nei rapporti, nei confronti delle donne, che sono tremende. Ti lasciano un segno per sempre. Ed è vero che la giustizia umana non ti può restituire quello che un crimine così ti ha tolto. Non è questo che possiamo chiedere alla giustizia umana. Però, siccome avevate citato Luigi Calabresi e la famiglia Calabresi, a me ha colpito molto la reazione della moglie Gemma e anche di Mario, che dicono che però per chi ha subito, per le vittime, per i familiari delle vittime, è fondamentale che sia riconosciuto pubblicamente quello che è stato fatto nei loro confronti. Cioè la parola di verità, quella parola di giustizia di cui dice Eric Kerr, è imprescindibile. Tra l'altro, proprio nel caso di Calabresi, sono state dette anche tante falsità sul conto del commissario Calabresi. Riconoscere l'errore, riconoscerlo davanti all'altro, non ti restituisce la persona che ti è stata tolta, ma è un bisogno fondamentale. Dopodiché, continua Gemma Calabresi, lei dice, dopodiché io non provo nessuna soddisfazione nel vedere soffrire chi ha commesso questi fatti. Non mi interessa, non è una soddisfazione per me vedere soffrire l'assassinio di mio marito, ma ho bisogno che sia riconosciuto. Ecco, io credo, siamo partiti dicendo che
la giustizia e i tribunali sono i luoghi della parola, no? dove ci si dice qual è l'oggetto del conflitto. Questa parola, questo dire la verità sui fatti, ricostruire come sono andate le cose, parlare, riconoscere pubblicamente, è un'esigenza umana che non placherà mai fino in fondo il bisogno di giustizia di chi ha subito una grave ingiustizia. Ma ciò non di meno è essenziale per ricominciare, anche per poter dire, e ci sono storie bellissime, la vittima che incontra l'assassino del marito che dice: sono contento se tu hai una seconda possibilità, ma non si può fare questo se non a partire da un riconoscimento. Io spero che nelle vostre scuole vi facciano studiare la storia del Sudafrica, dove alla fine di quel disastro che è stato tutta l'epoca dell'apartheid, Mandela e Desmond Tutu mettono insieme questa commissione che si chiama Verità e Riconciliazione. Ecco, noi abbiamo bisogno di riconciliarci dopo questi fatti di ingiustizia che non soddisfano mai il bisogno di giustizia, che non riportano mai il film a prima, ma per guardare avanti. Ma per guardare avanti hai bisogno di verità e riconciliazione, senza una onestà. Guardatelo anche fra di voi nel vostro piccolo. I grandi conflitti non sono diversi dai piccoli conflitti quotidiani. Finché non vi dite onestamente, è andata così. Però, amici, come prima, andiamo avanti. Ma è andata così, dovete dirlo. Confessarvi come sono andate le cose, con lealtà. Se non c'è questo passaggio di lealtà, non c'è un futuro. Né per la vittima, né per l'assassino. Né per chi ha ragione, né per chi ha torto. Per questo, la domanda che è stata fatta dal ragazzo, mi pare del Sacro Cuore, del senso un po' di insoddisfazione, dice: ma cosa vado a fare davanti a un tribunale? Mio marito non me lo ridarà mai. È vero, ma senza quello è peggio. Non puoi caricare la giustizia umana di, come dire, di bisogni infiniti che nessuna istituzione umana potrà soddisfare, ma ciò non di meno è fondamentale per poter ricominciare una storia e guardare avanti. La terza domanda, che era la seconda, è sulla durata dei processi. Sì, ragazzi, è un problema enorme, perché questa durata dei processi, tra l'altro, soprattutto in situazioni così drammatiche, così tragiche nella vita delle persone, prolunga la sofferenza e la tortura. Cioè, è un bisogno di tutti avere un processo ragionevole, in tempi ragionevoli, avere risposte in tempi ragionevoli. Noi siamo il paese che ha più condanne in tutto il Consiglio d'Europa per la irragionevole durata del processo, 1202. Dopo di noi c'è la Turchia che ne ha 600. È possibile che non possiamo fare qualcosa per cambiare questa situazione? Se un fatto succede oggi, è possibile che devo aspettare 12-15 anni per vedere la parola definitiva, quella parola di giustizia che ti permette di ricominciare? Io credo che sia un dovere imperativo dello Stato fare qualcosa, e stiamo cercando di fare tanto. Io vi dico qual è la cosa più importante e alla quale tengo di più. Grazie ai fondi europei abbiamo potuto fare un sacco di investimenti anche nel personale, nelle strutture, nella digitalizzazione, eccetera, ma soprattutto in una cosa che nella quale io confido moltissimo, che è l'ufficio del processo. Cos'è l'ufficio del processo? Sono dei giovani che per un certo numero di anni vanno ad assistere i giudici, giovani giuristi, neolaureati. È una cosa che c'è all'estero e che
so funzionare molto bene, assistenti, diciamo così, del giudice, appena laureati o qualche anno di dottorato, insomma qualche anno di pratica forense, e che per 2 o 3 anni nella loro vita fanno l'aiuto del giudice, fanno una piccola squadra intorno a lui. Perché mi piace tanto? Primo, perché il giudice da solo ha un gruppo di lavoro ed è sempre un aiuto. Io l'ho fatto alla Corte Costituzionale, avevo una bella squadra di 3-4 assistenti, è tutta un'altra cosa, si lavora molto meglio, si vedono di più i problemi, è più ricca la comprensione dei casi, eccetera. Quindi gli facciamo una squadra intorno, c'è un rapporto intergenerazionale, perché il giudice ha la sua maturità, la sua esperienza, arrivano questi giovani pieni di energie, con anche freschi di studi, magari anche una preparazione un po' diversa da quella del giudice, quindi c'è anche questo rapporto, ed è qualcosa che può dare tanto alla giustizia e tanto alle generazioni future, perché diventa anche un modo per questi giovani giuristi di imparare sul campo. È una cosa che abbiamo già sperimentato qui e là da qualche parte e funziona molto bene. Io credo che sia questo tipo di interventi che noi dobbiamo fare soprattutto, cioè dobbiamo creare delle condizioni per cui questa macchina della giustizia funzioni meglio, funzioni con più entusiasmo, mettere un po' di benzina sia in termini di risorse umane sia proprio di risorse morali, che possano aiutare a soprattutto risolvere questo problema, che è quello su cui ci stiamo concentrando tanto, dei tempi, della durata del processo, e diciamo così nello stesso tempo arricchire anche l'attività giurisdizionale con una modalità che io credo possa portare molti benefici. Per cui è in quella direzione che ci muoviamo, come la domanda che mi avete fatto prima, su tutti i principi costituzionali, sono come delle mete, no? L'eguaglianza, la rieducazione della pena, la durata del processo, sono i nostri fari, i nostri obiettivi, punti di fuga verso cui andiamo. Ci arriveremo, ci dirigiamo, dove arriviamo arriviamo, ma l'importante è dirigersi, avere una meta che ti dice qual è la direzione verso cui muoverti. Nessuno potrà mai dire abbiamo compiutamente realizzato il disegno costituzionale, ma grazie a Dio c'è un disegno costituzionale che ci indica la strada e la direzione. Grazie. Io non prendo tempo, ma passo subito la parola a Denise, perché credo che da tutta Italia ci saranno tante tante domande. A te la parola per fare qualche altra domanda alla Ministra. Grazie mille. Sì, le domande sono tantissime, quindi procedo spedita. Allora, la prima domanda arriva dall'Istituto Comprensivo di Ferentino ed è: secondo lei succede che una o più leggi siano sbagliate? La seguente, dal liceo Grigoletti di Pordenone: in che modo può essere introdotta la giustizia riparativa? Nella vita di tutti i giorni spesso ci troviamo a non riuscire a fare una distinzione tra giusto e sbagliato. Le capita mai di trovarsi in una condizione in cui è difficile scegliere cosa fare? Poi l'ultima domanda arriva da scuola secondaria di primo grado Vizzone San Ferdinando. La domanda è: nella nostra realtà si avverte tra i giovani una grande sete di giustizia e di futuro, e continuiamo a sperare che le cose vadano migliorando. Come possono i giovani non perdere la speranza in una vita sociale migliore, serena e giusta? Allora, leggi sbagliate, sì, peggio, possono anche essere ingiuste le leggi. Purtroppo è il limite umano che ci dice che tutto viene, diciamo così, scritto, ordinato per essere
indirizzato verso la giustizia, le leggi, le regole sono fatte per fare una società più giusta, ma l'errore umano è sempre dietro l'angolo. Nella storia abbiamo avuto fenomeni gravissimi che speriamo non ci riguardino mai più, ma c'è stato un momento in cui le leggi dello Stato, l'avete studiato in storia, lo studierete, nel 1938 è l'emblema della legge ingiusta, le leggi razziali. Immaginatevi, come racconta sempre Liliana Segre, che di punto in bianco qualcuno vi venga a dire: tu e tu, da domani siete espulsi dalle scuole. Perché? Ti domandi, cosa ho fatto? No, perché hai i capelli biondi. Questo era scritto in una legge dello Stato. E poi tante cose peggiori di quell'epoca lì. Ma quell'epoca così buia ha poi generato, proprio per rimediare a questi problemi, a questi rischi che sempre sono dentro le cose umane, delle istituzioni che sono lì apposta a vigilare a che le leggi non siano ingiuste, non siano sbagliate, e a correggerle se necessario. E sono proprio le corti costituzionali, quello di cui vi dicevo prima. Le corti costituzionali non sono giudici come gli altri, perché sono giudici delle leggi, giudicano le leggi. E qual è il loro compito? Eliminarle se hanno dei contrasti con quei valori costituzionali di cui dicevamo prima: eguaglianza, libertà, diritti della persona. Oppure correggerle dove c'è, perché tante volte l'errore non è, grazie a Dio, non è così clamoroso come quello di una legge razziale, ma magari ha un'imperfezione nel voler fare una certa cosa bene, è sfuggito un effetto, magari così, di un effetto legislativo che genera delle disparità, soprattutto delle disuguaglianze, tante, o delle irragionevolezze. Questo è il più grande criterio con cui la Corte Costituzionale giudica, no? La legge irragionevole. Allora sì che possono esserle, ma negli ordinamenti costituzionali contemporanei esistono anche dei sistemi per rimediare, perché dobbiamo prendere atto, costruire le nostre istituzioni pensando al fatto che gli errori ci possono essere, che anche con le migliori intenzioni delle sviste o delle imperfezioni possono poi generare dei guai nella vita delle persone. Le corti costituzionali sono lì per questo. E sono istituzioni molto belle, perché sono sintomo, secondo me, proprio anche un po' dell'umiltà e del realismo con cui si guarda alla capacità di risolvere i problemi sociali. Si fa tutto per il meglio, ma si tiene conto che in fondo ci può essere un errore. E niente di drammatico. È lì apposta la Corte Costituzionale per limare, per potare, per sistemare quello che è stato sbagliato in una scelta che magari ha tanti aspetti positivi, ma quella cosa non funzionava bene. Bella questa osservazione, che partendo dalla vostra esperienza dice: ma come si fa a capire il giusto e lo sbagliato? Quante volte, no? Siamo indecisi e ci è difficile anche giudicare su cose personali o su cose pubbliche. Ma guardate tutto il dibattito che c'è, no? Sul Green Pass: è giusto o sbagliato? È giusto chiedere di, come dire, per fare certe attività anche fondamentali, avere la vaccinazione o il tampone, o è sbagliato, è una limitazione della libertà? Le cose sono sempre complesse, no? C'è sempre una complessità quando bisogna decidere, e
come il caso di Oreste. Certo che aveva ucciso la madre, però c'era dietro un'altra storia. Infatti, non ve l'ho detto, ma lì nel caso di Oreste poi finisce che i 12 componenti del tribunale di Atena si dividono perfettamente pari. 6 dicono assolvilo e 6 dicono condannalo. Molto spesso è così. E allora sapete qual è la cosa che aiuta di più? È proprio creare delle istituzioni in cui non sia uno solo a decidere, ma sia un collegio. Atena si sceglie 12 persone. Tanto più è importante la decisione finale, tanto più largo è il collegio. La Corte Costituzionale è fatta di 15 giudici, fin troppi per certi aspetti, non finisce mai di discutere. Ma perché è così? E io ricordo molto bene che tante volte arrivavo in camera di consiglio, perché studiavo, mi preparavo molto bene sulle cose, con un'idea molto chiara, dopo aver discusso con i miei assistenti, i miei clerks, arrivavo con un'idea netta, dicevo sì, questa legge è incostituzionale oppure questa è parzialmente incostituzionale. Poi, ascoltando gli altri colleghi, mi capitava spessissimo di cambiare idea. Perché, ragazzi, è così nella vita umana, non c'è un bianco e un nero. Le cose sono sempre più complesse, ci sono mille sfumature e mille risposte possibili. Questo un giudice, la prima cosa che impara è che ci sono tante possibilità di risposta a un caso che gli viene presentato, e il rischio di perdere qualche pezzo nella ricostruzione dei fatti o degli elementi su cui giudicare c'è. Per questo bisogna andare molto cauti nel giudicare. Per questo, per esempio, nel nostro ordinamento c'è un altro principio importantissimo, che è la presunzione di non colpevolezza. Questa è una cosa che bisognerebbe insegnare dappertutto. Il fatto che ci sia un'indagine a tuo carico o che tuo padre abbia un processo penale su una cosa non vuol dire che è colpevole. Il giudice sta indagando e finché non c'è la sentenza si presume che tu non sia colpevole, perché bisogna provarla la tua colpevolezza. Questa è importante, perché tante volte il solo fatto che si aprano delle indagini penali va su tutti i giornali e quindi le persone poi vengono guardate come se fossero già condannate. Attenzione, attenzione, perché le cose, siccome sono complesse, siccome lo vedete anche voi, com'è difficile dire chi ha ragione e chi ha torto, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, ci vuole tutto il processo e ci vuole questo collegio di persone, questo guardare con attenzione da vari punti di vista i fatti prima di arrivare a dire qual è l'esito. Allora, noi dobbiamo è sacrosanta, è bellissima l'osservazione che voi avete fatto, perché tante volte si sentono le persone che subito sanno dire ah, questa è una cosa sbagliata, ah, questa è una cosa giusta, ma il governo cosa fa qui e la regione cosa fa di là, con grande decisione. Calma, approfondiamo, guardiamo i fatti, ascoltiamo magari anche gli altri punti di vista. Se c'è una cosa che ti urta, ti sembra che sia sbagliata, prendila sul serio e cerca di capire fino in fondo. Il lavoro del giudicare è un lavoro di studio ed è un lavoro di confronto. Approfondire la conoscenza e ascoltare gli altri. Queste sono le cose che magari non ci dicono in modo inequivocabile. Ci sono casi difficili in cui il bianco e il nero, la strada da prendere non è così chiara.
Ma c'è un modo per almeno evitare gli errori peggiori, che è quello, uno, di andare fino in fondo, farsi le domande, cercare di capire il perché una norma, una legge, una scelta è stata fatta in un certo modo, e confrontarsi con gli altri. Ricordatevi il tribunale di Atena, 12 uomini. Atena, che è una dea, dice: è un caso troppo complicato, non posso deciderlo da sola. E dico: vabbè, se non lo decide lei, perché deve prendersi degli uomini che l'aiutano, che sono sicuramente meno attrezzati di lei? Perché c'è questo bisogno di guardare le cose da vari punti di vista. Allora tu magari capisci la ragione per cui il tuo amico ha fatto così e non ha fatto cos'ha. Ti metti nei suoi panni. Magari non lo giustifichi, ma capisci di più, come appunto accade ad Atene al tribunale dell'Areopago con Oreste, che capiscono le ragioni da cui vengono. Sete di giustizia, questo lo chiediamo a Suora Elisabetta: come facciamo a tenere alto il desiderio dei ragazzi di spendersi perché le cose vadano meglio? Facendo incontri come questi. Questo non lo so. Io dico che Suora Elisabetta prima mi ha detto una cosa che io condivido perfettamente. Cos'è che vi accende, ragazzi, quando siete un po' fermi, un po' inerti, scoraggiati, diciamo così? A me c'è una cosa sola che mi accende, è l'incontro con un testimone che invece, come Suora Elisabetta, muove 60.000 ragazzi per parlare di giustizia, che mamma mia, chissà come ha fatto a convincervi. I testimoni. Io credo che davvero dentro di voi c'è quella grande idealità che prima la ministra Cartabia ha detto, no? Questo guardare l'orizzonte che avete voi di fronte, ed l'avete anche molto ampio perché siete giovani, e guardarlo, scrutare qual è la vetta che corrisponde a quella parte più profonda di voi. E non fermarvi alla superficie, ma il silenzio di oggi qui in sala, ma sono certa anche nelle aule a distanza, denuncia proprio questa vostra capacità di voler ascoltare e ascoltarvi dentro per poter trovare quelle corde che sono quella pluralità di pensiero che ha prima citato ancora una volta la ministra Cartabia, i punti di vista diversi. Che significa poi saper aprire il dibattito, il dialogo nel confronto per verificare, consapevoli di ricevere un testimone. Prima la ministra ha detto delle cose molto importanti, il cammino che è un cammino dell'umanità, il ricevuto, il già fatto e il non ancora, che è un po' il ricevere ciò che anche attraverso le leggi, attraverso la società, attraverso le scelte personali, fa crescere una società migliore, organizza una civiltà che è capace di guardarsi anche in modo globale, in un rispetto che ha aperto nuovi scenari incredibili di corresponsabilità nelle scelte piccole e personali di ogni giorno. Per cui, consapevoli di un testimone che ci arriva da una storia, che è la storia dell'umanità, e che è dato ad ognuno di noi in un modo unico e irripetibile. E allora questa idealità, che è il non ancora e non sarà mai il tutto compiuto, però il tratto di strada che ognuno di voi, ognuno di noi è chiamato a fare alla ricerca di quella verità, giustizia, bellezza che solo può dare completezza poi a una vita, e quando sarete un po' più grandi e rifletterete direte: sono ricca di anni, come lo è Suora Elisabetta, e dire: ma come li ho spesi, come li sto investendo, che è sempre il tutto e sempre il troppo poco, che però è la cosa meravigliosa che ognuno di noi ha, che è la vita da investire, da veramente
lavorare quei talenti, quei doni che voi avete, perché diventino veramente poi un'opportunità al servizio degli altri. Questo qui è veramente un po' quello che può dire Suor Elisabetta a questi tanti giovani che sono oggi collegati con noi. Ma vedo già tre giovani, baldi giovani, pronti per altre tre domande incalzanti alla ministra. Buongiorno, io mi chiamo Andrea, vengo dal liceo classico Alessandro Manzoni e la domanda che vorrei porle è la seguente. Quando a perpetrare la violenza, a perpetrare il male, sono i membri delle istituzioni o degli organismi di tutela del cittadino, cosa impedisce al cittadino stesso, quando viene a sapere di fatti come quelli della macelleria messicana a Genova nel 2001, ho vista la citazione precedente a Luigi Calabresi, l'omicidio del ferroviere ed ex partigiano Giuseppe Pinelli, di perdere la fiducia nelle istituzioni e nello Stato di diritto? Buongiorno, io sono Dario Del Prete, anch'io del liceo classico Manzoni. La mia domanda voleva partire da un fatto di recente attualità che, come immagino lei avrà sentito, la condanna a 13 mesi e 13 anni e 2 mesi a Mimmo Lucano, che, come lei avrà saputo, ha suscitato un clamore importante, anche perché è quasi il doppio della pena richiesta dalla condanna. E sullo stesso filone mi ricollego al suo un discorso sulla giustizia riabilitativa, parlando dei centri per il rimpatrio, i CPR, che sono sostanzialmente dei luoghi nei quali le persone senza documenti e senza la possibilità di richiederli sono rinchiusi in condizioni disumane, come lei, meglio di noi, avrà potuto vedere dalle varie inchieste, dalle varie relazioni e anche dalle azioni processuali che si stanno svolgendo in questo momento. Quindi la mia domanda si basa su un principio costituzionale che è quello della solidarietà. Se in uno Stato come il nostro delle persone che sono solo persone, quindi lei parla anche di giustizia umana, com'è possibile che in uno Stato appunto democratico una persona complice solo di aver rivitalizzato un paese e di aver dato nuova vita a delle persone sia stata condannata più ad esempio dell'assassino Luca Traini, che lei saprà essere l'agente della strage di Macerata? E appunto, com'è possibile che ci sia un organo istituzionale come il Centro per il Rimpatrio che non si pone come obiettivo quello della giustizia riabilitativa, ma è solo un pretesto per non risolvere un problema alla radice? Per chi non lo sapesse, i CPR funzionano che se una persona viene trovata senza documenti, vengono presi, messi in questo posto, rilasciati senza avere la possibilità di riprendere i documenti, ed è un circolo vizioso che continua. Quindi la mia domanda è, più nello specifico, esiste ancora ed è tutelato il concetto di solidarietà della nostra Costituzione nello stato attuale? Grazie. Salve, sono Vincenzo Melchiorre dall'istituto ISIS Città di Luino Carlo Volonté, classe quarta SIA. Volevo fare due domande un po' meno complesse. Allora, la prima, lei prima ha parlato di un giudice terzo e neutrale e non sempre però è così. Leggiamo di giudici corrotti, come fidarsi allora della giustizia? Mentre la seconda è una domanda che ha ripreso poco fa, secondo lei il Green Pass è anticostituzionale? Volevo solo sapere questo, grazie. Allora, mi pare che queste tre domande abbiano un po' in comune un tratto. Sono domande che scendono anche nello specifico di singoli aspetti che, diciamo così, sui quali per varie ragioni non è opportuno che io intervenga. Sulla vicenda di Mimmo Lucano vi inviterei a guardare con attenzione, magari fare un approfondimento per capire bene che cosa è successo tra la richiesta del PM e la condanna. È un caso ancora aperto, per cui proprio per le cose che dicevamo prima, poiché non è sempre così, diciamo così, intuitivo quello che accade, quello che è giusto e quello che è sbagliato, io direi fate un approfondimento, guardate con attenzione, perché
quello che mi risulta è proprio un'articolazione di una vicenda che è più complessa di come è stata rappresentata. Così come non interverrò sulla questione dell'incostituzionalità del Green Pass, faccio parte di un governo, la Corte Costituzionale potrebbe pronunciarsi ed è, sono questioni su cui lascio a voi di tirare le conseguenze. Siamo qui per approfondire dei criteri di lavoro, non tanto per fare, diciamo così, una dialettica su singoli spunti di attualità. Per me sono due questioni su cui bisogna andare fino in fondo, due questioni che riguardano la nostra vita sociale di oggi e su cui è bene che con i vostri insegnanti si vada a fare degli approfondimenti. Il tema comune che mi pare riguardi queste tre domande è, diciamo così, l'ingiustizia che arriva dalle istituzioni. Può essere la corruzione, può essere un giudice non imparziale, un giudice che, diciamo così, avete detto corrotto addirittura, il male che viene dalle istituzioni, come si fa a non perdere la fiducia. Io credo che chi ha una carica pubblica abbia dei doveri aggiuntivi. È molto esigente l'essere una figura che ha delle responsabilità pubbliche. Non solo siamo chiamati a rispettare le leggi come tutti i cittadini, a tutte le leggi che vengono prodotte per regolare la vita sociale, ci mancherebbe altro, ma io credo che ci sia qualcosa in più che è richiesto a noi che abbiamo delle responsabilità pubbliche, perché è così che la sento io, è una responsabilità, è una carica, nel senso che c'è un carico in più sulle spalle di chi svolge una funzione pubblica, non è una passerella per essere più in vista. Credo che sia un dovere, perché appunto, essendo figure pubbliche, siamo in vista, siamo osservati, i cittadini ci guardano e qualunque cosa noi facciamo, aumentiamo o diminuiamo la loro fiducia nella possibilità di una società migliore. Siamo testimoni di quello che siamo. Per questo, secondo me, è giusto che a chi ha una funzione pubblica sia chiesto qualche cosa di più, che non è solo essere corretti, essere imparziali, essere rispettosi della legalità, essere onesti, ma anche comportarsi in modo tale che questo appaia. Una certa sobrietà, un certo modo, uno stile. Io credo che tutto questo sia richiesto a chi ha una carica pubblica, proprio perché il cittadino deve potersi rispecchiare e dire: questa è la società in cui io vorrei andare, verso cui io vorrei andare. Guardate, lo sapete, nella magistratura italiana negli ultimi anni ci sono stati tanti fatti che hanno messo un po' in crisi la credibilità e la fiducia dei cittadini in certe istituzioni. Sono fatti brutti. Sono fatti che sono finiti anche con l'espulsione di alcuni dalla magistratura. Sono fatti gravi che io come Ministro della Giustizia dico sono gravi in sé e sono gravi anche perché contagiano l'immagine invece di quegli altri 9.000
10.000 magistrati che quotidianamente lavorano in modo serio, dedito, spesso anche con grandi sacrifici, e che vengono deturpati nella loro immagine dal comportamento di alcuni. Allora io dico a voi ragazzi, quando succedono fatti clamorosi da parte delle istituzioni, uno scandalo, un caso di corruzione, un caso di collusione con criminalità organizzata, qualunque cosa accada che riguarda una figura delle istituzioni, di nuovo, condanna ferma, più severa che mai, perché io credo che noi che abbiamo delle responsabilità pubbliche abbiamo dei doveri particolarmente gravi. Ma attenzione a non travolgere tutte le istituzioni per l'effetto di uno solo. Io credo, come quando è capitato per esempio in primavera dei fatti non encomiabili, dei fatti gravi che hanno riguardato per esempio un carcere importante in Italia, la mia trepidazione era nei confronti sia della gravità di quello che è successo, ma anche nei confronti di tutto il personale della Polizia Penitenziaria che fa un lavoro diverso, che è fondamentale, che è decisivo, che è dedito e che non meritava di essere inchiodato a un'immagine che non li rappresenta. Sappiate distinguere, ragazzi. Condannare fermamente ciò che c'è da condannare, la corruzione, la violenza, l'uso personale di questioni pubbliche sono da condannare con grande fermezza, ma non fate l'errore di trascinare tutte le istituzioni dentro quell'immagine. Allenate il vostro occhio a guardare il grande bene, il grande contributo che esiste nella vita sociale anche da parte delle istituzioni. Allenatevi a distinguere, allenatevi a giudicare. Ed è sempre più difficile cogliere la foresta che cresce rispetto a vedere l'albero che si abbatte. Questo lo sapete molto bene. Io credo che un compito fondamentale delle istituzioni scolastiche, anche rispetto ai dibattiti pubblici, sia quello di imparare a far emergere il tanto di positivo che esiste. È una legge forse inevitabile del giornalismo, non lo so, non so se è inevitabile, ma è una legge del giornalismo che appaiano sempre i fatti clamorosi, ciò che non va. Questo vale anche per la solidarietà. Noi ci accorgiamo che manca la solidarietà quando ci sono quei casi per cui, per esempio, gli immigrati che muoiono in mare, eccetera. Perché vanno sui giornali. Ma quel fatto che va sui giornali, che è grave, che deve essere valutato, che deve essere approfondito prima che giudicato, ma poi giudicato, ci deve anche aiutare, lo chiedo a voi insegnanti, a fare un lavoro per far emergere quel mare di solidarietà che invece caratterizza il nostro paese. Attenzione a non farci inchiodare a dei giudizi che travolgono tutte le istituzioni quando accade un fatto grave. Per intenderci, le carceri italiane, la polizia penitenziaria, non è quello che avete visto nei filmati di Santa Maria Capua Vetere. C'è quello e quello va isolato, va giudicato. Ma c'è tanto altro che guai a sommergere nel giudizio negativo di un episodio che pure è stato gravissimo. Io credo che questo sia un problema serio della nostra epoca. Quello di
accorgerci delle cose, forse dell'umanità, di accorgerci delle cose solo e sempre quando c'è l'elemento critico, quando c'è il problema, non saper vedere, non saper sostenere tutto il positivo che esiste. Ma io dico, come facciamo a far crescere il futuro se non coltivando il seme buono? Qui c'è Suora Elisabetta, lo posso dire. C'è qualcuno che ci ha detto non strappate la zizzania dal grano, cresceranno sempre insieme, non è una storia di oggi, non è una storia solo italiana. Ma facciamo crescere questo grano. Non fermiamoci soltanto sulla zizzania che c'è in tutte le cose umane, che c'è e che va condannata, che va riconosciuta e che va distinta. Ma attenzione a non soffermarci solo su quello che ci impedisce di vedere tutto il resto. Per stare sul campo della giustizia italiana, vi assicuro che quello che avete letto in questi anni sui giornali, che si continua a leggere, che riguarda alcuni casi, alcuni magistrati, io sto girando tutte le corti d'appello italiane, non è l'immagine, non rappresenta il lavoro enorme, straordinario, spesso in condizioni difficilissime, spesso molto pesante, che svolgono i singoli magistrati che credono veramente nel servizio della giustizia, in quella giustizia che sentiamo bruciare dentro quando c'è un fatto di ingiustizia. Impariamo ad andare alla ricerca di ciò che sta crescendo e non soltanto di farci abbagliare degli elementi distruttivi che pure esistono.